Allora, io pago allo Stato le tasse sui soldi che guadagno, le tasse sui soldi che spendo, le tasse sulle cose che acquisto. È giusto. E poi pago le tasse sulle cose che possiedo, sulle quali ho già pagato le tasse quando le ho comprate con i soldi precedentemente tassati. È giusto. Arrivo, eh. Poi pago lo Stato per avere in eredità la casa che mio padre aveva acquistato e per la quale aveva già pagato tasse e contributi per anni. È giusto. Poi pago l'IMU, la TARES, la TASI, la TARSU, la TOSAP, il bollo, le accise e chi t'ha accise. Punto esclamativo. No. Punto interrogativo. Ah, e poi pago un canone obbligatorio sulla TV? Che però puoi disdire. Vabbè, ma intanto mi viene messo obbligatorio, no? E allora? E allora pago un canone obbligatorio sulla TV? Che però trasmette lo stesso la pubblicità di prodotti che già pago di più quando li acquisto perché si vedono in TV. Aspetta, se ben ricordo, il canone era stato inventato proprio per non avere interruzioni pubblicitarie, no? Ma se pago il canone e interrompono lo stesso i programmi con la pubblicità, tutti i miei soldi a chi vanno? Secondo un esposto del Codacons, uno dei tanti, tipo Fabio Fazio, avrebbe percepito 2,2 milioni di euro all'anno come cachet personale e 10 milioni e mezzo di euro tra costi e diritti sul format Che Tempo Che Fa, ai quali bisogna aggiungere i costi di rete, scenografia, redazione, costumi, trucco, riprese interne, esterne, per un totale di 18 milioni di euro all'anno per una trasmissione che non la fa questo omino qui, ma gli ospiti che intervengono. E non mi sembra nemmeno un format originale, è una sorta di Letterman Show con un ritardo di 10 anni. Cioè, gli ospiti fanno diventare importante il programma, non viceversa. Perché se io ho un ristorante di pollo fritto e iniziano a venire da me, che so, Bocelli, Ronaldo, La Pausini, Belen, Bill Gates, il Papa, Lady Gaga, Balotelli e Obama, il mio ristorante di pollo fritto diventerà un posto così speciale che dovrei pagare anche 1.000 euro solo per avere un tavolino in angolo là in fondo fra 6 mesi. Hai capito il paragone o... Ma alla base io faccio solo pollo fritto. Poi mi basta metterci anche una sboccata fascistella incoerente e simpatica come un paracarro a intrattenere il pubblico, bambini compresi, e man mano approfittarne per invitare solo chi politicamente la pensa come me e il gioco è fatto. Da ristorante di pollo fritto a veicolo velatamente politico è stato un attimo. Ora però, coi tuoi soldi, il mio ristorante di banale pollo fritto, che avevo comprato per 5.000 euro, vale 18 milioni, 30 milioni. Però lo capisce anche un bambino. Non certo grazie al pollo fritto, ma agli ospiti che sono venuti a mangiare lì. E non ci addentriamo nelle spese folli del pachiderma Rai, delle sedi all'estero, degli stipendi d'oro. Tu devi abituarti a pagare e considerare tutto normale. E mentre ti lamenti della Tari, dell'Imu, delle accise chi t'accise, ti fanno credere che la colpa della tua povertà è degli altri. Tipo degli evasori fiscali. E come abbiamo già visto in ambiti recenti, dove sono riusciti a mettere gli uni contro gli altri, ti convincono che sia colpa di qualcuno così da nascondere la colpa di qualcun altro. La colpa è degli evasori. Piccoli numeri che però sommati creano una voragine enorme nelle casse dello Stato. Peccato che non ti fanno vedere gli altri numeri, le grandi opere incompiute. Solo nel 2022 c'erano 379 opere incompiute per un valore totale di 1.820.000.000 di euro. Sapete quanti piccoli evasori ci vogliono per fare 1.820.000.000 di euro? Vogliamo citarne uno a caso come la città dello sport di Tor Vergata, che doveva essere completata per i mondiali di nuoto del 2009, che doveva costare 60 milioni di euro nell'ottica di ospitare poi le Olimpiadi 2020, con 240 milioni di euro già spesi e altri 325 milioni per completare il progetto, cioè 10 volte in più rispetto a quanto preventivato inizialmente. 10 volte in più. E che a tutt'oggi ha spostato l'asticella ancora più avanti per candidare all'Expo 2030. Sono le classiche cattedrali nel deserto, macchine da soldi dove qualcuno vince sempre, non voi. Milioni, miliardi che girano sulle vostre teste e che non vedete perché state guardando il dito che indica qualcun altro. Nel frattempo vengono completate opere milionarie anche all'insaputa dei proprietari. A sua insaputa, a mia insaputa, a sua insaputa, a loro insaputa. Notizie rimpallate dai TG per 3 giorni e che noi dobbiamo raccontare come satira perché sennò i responsabili si offendono.
Eh sì, mio caro evasorino, sei tu che non emetti lo scontrino. Sei tu che arrotondi in nero, non quelli che si fanno un impero. Sei tu che quando parcheggi devi stampare la targa sul bigliettino per non regalare 20 minuti a quello che arriva col pandino. Evasore, evasorino, non ti lamentare del tuo stipendino. Pensa anche ai poveretti come Fassino, che è arrivato in aula col cedolino. E d'ora in avanti, ogni qualvolta viene sentite dire, e non diciamolo noi per primi, che i deputati godono di stipendi d'oro, non è vero, perché 4.718 euro al mese sono una buona indennità e va bene così, ma non sono degli stipendi d'oro. Ci sarebbero anche altri piccoli regali correlati che ha dimenticato di citare. Dettagli insignificanti che dai 4.718 euro al mese, cioè il triplo del tuo stipendio, gli portano nelle tasche un totale di 13.000 euro puliti tutti i mesi. Ma forse a sua insaputa. Oltre al fatto che buona parte della sua vita è costellata dalla parola gratis. E allora cosa ci insegna la politica italiana? Ci insegna che l'italiano medio ha raggiunto un tale culto per la furbizia che arriva perfino all'ammirazione di chi se ne serve a suo danno. Ci insegna che se per tagliare i parlamentari c'era bisogno di fare un referendum, eravamo già malati da prima. Ci insegna che la cultura non ha più posto in una società che ha fatto dell'ignoranza un vanto e della presunzione una virtù. Ci insegna che forse il nemico non è l'evasore, ma l'esattore. Ogni tanto dovremmo fermarci a ricordare che il politico è un dipendente pubblico, un mio dipendente, un tuo dipendente. Anche tu gli paghi lo stipendio. Lo sai che c'è un tuo dipendente che arriva con l'auto blu, la scorta, e gli vengono riservati tutti gli onori di una star nazionale? Perché dovremmo ammirare un politico? Io mi sento come se dovessi applaudire il bancomat quando mi dai i soldi, che i soldi sono miei. Siamo arrivati a un punto in cui abbiamo perso la misura di ciò che è un politico. E il politico, a sua volta, come abbiamo visto, ha perso il senso della realtà. In un mondo normale, il politico non dovrebbe diventare ricco, ma dovrebbe far diventare ricco il suo popolo. C'è qualcosa che non va, e da troppo tempo. Allora, fammi pensare. Io sono povero. Voi siete politici. Io vi voto. Io vi ho votato. Avete vinto un posto in Parlamento con tutti quei benefici. Passano 4 anni, voi siete diventati milionari e io continuo ad essere povero. C'è qualcosa che non va. Voi siete i miei dipendenti e io il vostro datore di lavoro. C'è qualcosa che non va. No, no, tutto questo deve finire. I politici sono sempre più lontani dalla realtà e da chi li ha votati. Se i partiti non rappresentano più gli elettori, è il caso di cambiarli, sti cazzi di elettori. È ora di dire basta! Il prossimo governo serio dovrebbe almeno mettere subito una tassa sulla frase: cancelleremo le accise sui carburanti. Tranquilli, Salvini e la Meloni le toglieranno appena saranno di nuovo all'opposizione. Ma non è tutta colpa loro, eh? Ricordatevi che alle ultime elezioni quelli che hanno perso sono questi. Quelli che hanno vinto sono questi. Ma quelli che hanno stravinto sono questi. Sono quelli che hanno capito che nessuna classe politica, per quanto incapace e corrotta conosciuta fino ad oggi, avrebbe potuto ridurre così questo paese se non avesse avuto la complicità di milioni di italiani. Gli italiani che hanno votato. Quelli che nonostante tutto ci credono ancora. Quelli che tengono botta. Tin botta, l'Europa è con voi. E se lo dice lei, siamo in una botte di ferro. Esclamativo o interrogativo? Tutte e due.